Trieste o è porto o non è, abbiamo già detto che Trieste è cultura o non è, che Trieste è polo finanziario. Ecco, su questi tre pilastri abbiamo costruito un percorso che non dà posti di lavoro ma li crea. Parole della candidata al ruolo di sindaco Alessia Rosolen, che assieme agli esponenti del suo partito, un'altra Trieste Popolare, ha presentato questa mattina il programma politico che, come visto, pone al centro aspetti come la portualità, la cultura e gli asset finanziari. Ma non è solo questo, anzi, la Rosolen ha sottolineato anche le politiche volte alla famiglia come uno dei punti cardine su cui concentrarsi nell'immediato futuro. Noi abbiamo costruito il programma su un nuovo modello sociale che pone la famiglia al centro di qualsiasi iniziativa, e attorno alla famiglia abbiamo costruito un piano strategico per questa città, delineandone il futuro. Attraverso una partecipata conferenza emergono poi anche altri aspetti. Un'altra Trieste Popolare è l'unica realtà a candidare una donna, e per di più si tratta di un candidato esperto ma al contempo inedito per il ruolo di sindaco. Principi che si differenziano da altri aspiranti primi cittadini, come rimarcato durante l'incontro. Infine, un appunto riguardo ad altri due temi molto caldi: la Ferriera del Porto. Su quest'ultimo la candidata ha voluto fare una premessa. A me piacerebbe che il candidato di piazza parlasse del porto, perché nel suo programma, all'interno del punto porto, non viene mai citata la parola sdemanializzazione. Io vorrei sapere che cosa il candidato di piazza pensa del porto, e quindi mi piacerebbe sentirlo parlare. Per quanto riguarda la ferriera, la nostra posizione è sempre stata molto chiara. Ci sono degli accordi, c'è l'AIA, c'è l'accordo di programma quadro da rispettare. Se tutto viene rispettato, la ferriera può continuare nella sua attività per quanto riguarda l'area a caldo. Non appena ci sono degli interventi che dimostrano che i correttivi non funzionano, l'area a caldo va chiusa.